ragazzi. Ciao ragazze, ciao bimbe e ciao bimbi. Ragazzi, vi aspettiamo con i bimbi. Vi aspettiamo con i bimbi. Ancora non ho mangiato e già si è gonfiata la pancia. Cosa è grasso? Sono panciute, cioè, ancora devo mangiare e già si è gonfiata la pancia. E mi devo un po' aprire qua perché... Cosa c'è? Anche c'è pupi. Vi saluto anche Siamo lì da pupi, ciao pelosini e pelosine. Siamo qua con un bel piatto di sushi perché in tantissimi mi avete chiesto sta cosa che volete. Un mukbang sushi volevano. Eccolo. Da incinta, quindi sfatiamo questo mito che non si può mangiare sushi in gravidanza. Vabbè, sushi cotto. Ovviamente cotto, purtroppo. Anche se c'è chi lo mangia anche crudo. Però io ovviamente preferisco ma per una mia cosa personale, cioè voglio dire, c'è tutta la vita per mangiarlo. E comunque già il sushi crudo anche alle persone normali esageratamente molto spesso fa male, quindi preferisco di evitarlo. Infatti abbiamo preso tutte cose cotte e anche i temaki, onigiri abbiamo fatto fare tutto cotto. Abbiamo anche le alghette qua, tutte cotte. Abbiamo anche edamame. Gli edamame qui, come si chiamano? Gli edamame. Edamame. Sono troppo buoni questi qua. Quindi, ok. Metto qua. Guardate, edamame. Assaggiamo. Ok. Sono buone. Abbiamo la salsa di soia mischiata con limone, come piace a me. Un po' di tabasco. Ragazzi, fate coca e limone. Coca e limone. Ragazzi, buon appetito. Vai. Buon sushi. Ah, sì. Abbiamo anche le vostre domandine qua. Voi come al solito lasciate nei commenti domandine, richieste per i prossimi video, così vi rispondiamo, e lasciate un bel like se vi piacciono i video mukbang. Allora non li facciamo più. Certo, comunque devo dire che però per prendere cose crude è tutto fritto, elaborato, questo pieno di maionese. Non ho sentito un tipo d'acqua. Con il salmone. Questo c'è salmone, avocado, cin cin. Buono. Voi fatemi sapere, ragazze incinte, come vi comportate voi col sushi? Cioè, lo mangiate, non lo mangiate? Perché, lo sai amore, ci sono un po' di teorie differenti. Se non le mangiate, lo mangiamo noi. Questo è proprio buono. Allora, questo qua è fatto col salmone dentro e poi c'è tutta la tempura e c'è la maionese sopra. Com'è? L'hai mangiato questo? Buonissimo, ragazzi, devi assaggiarlo. Amore, lo assaggiano, non è vero cosa mangiamo. Se lo assaggiano, non è per cosa ci mangiamo. Vabbè, fanno finta adesso. Invitateci a mangiare sushi. Allora, iniziamo con una domanda bella strong. Vai. Bella difficile. Okay. Come si fa ad accettarsi anche quando ci si guarda allo specchio e si scoppia in lacrime? Cetriolino. Ragazzi, alla natura. Se il Signore così ha voluto, vabbè, si può anche modificare. Però, dipende. Io sai cosa penso, amore? Io penso che comunque... Non devi accettare con me. A parte devi accettare, ma poi se non c'è ti accetti così... Molto spesso non sono neanche persone che hanno così tanti difetti. Non si accettano perché il problema è un altro. Non è da trovare nell'aspetto estetico. Molto bene, il problema molto spesso magari è l'autostima, persone attorno che non ti vogliono bene, non ti valorizzano. Ma quella è una cosa, tu cioè, devi pensare a te. Devi pensare a te stesso, non ti devi far influenzare. Però deve essere terribile, cioè guarda, se lo specchio e venire da piangere. E dipende, dobbiamo dire questa persona che cos'è, così diciamo sì. No, ma molto spesso sono anche carne, a volte lo so perché ci sono alcune ragazze che mi scrivono su Instagram, mandano le loro foto, poi mi dicono io non mi piaccio, vado a vedere le foto, ma sono belline, sì, perciò vi dico. Allora io vi dico, ragazze, Accettatevi, credetemi, anche io mi trovo un sacco di difetti, ma cosa vi frega, soprattutto se vi offendono, non ve ne deve fregare nulla. Ascoltatemi, dovete
dovete accettarvi perché vi dovete volere bene. Ogni cosa che voi avete, anche un vostro difetto, lo dovete volere bene perché fa parte di voi. Che quella persona se vi accetta, vi accetta per come siete, no? Per come siete diventate. Allora, persona che ti ama, così è, ti vuole bene, ti accetta così come sei. A che mese di gravidanza sei? Le alghe a me piacciono con un po' di salsa di soia e un po' di limone. Che mese di gravidanza sono, amore? Vediamo se lo sai. Il 16° mese. Non vuole uscire a petto, mio figlio. No, immagino. Ma entriamo nel 6°. No, già sono, amore. 12 entri nel 6°. Ma quando male, amore? Già sono nel 6°. Il 12. Ma no, amore. Guarda, sull'app. Ah, ma sei entrata nel 6°. Ma sono già 6 e 2 settimane. Allora ragazzi, con 6 settimane si capiscono, comunque sono 22 settimane e un giorno. Pupi. 22 settimane e un giorno, quindi qua dice 6 mesi, ditemi voi, che io non ci capisco nulla. Veramente un enigma. Comunque, vai. Avresti voluto che il bambino fosse del 6° opposto? Vorresti un altro figlio? No, io lo volevo maschio, ormai lo sanno tutti. Va bene, facciamo un altro, esce figlio. Speriamo. Però sì. Scusate perché non posso parlare con mangio. Adesso mi dicono che parlo con. Però è molto bello fare così, parla e mangio. Comunque, io l'ho detto che volevo la femmina. Però poi da quando ho saputo che era maschio, adesso sono contenta. Sono contentissima. Però perché non so perché nei mesi prima. Prima ancora di saperlo l'ho convinta che fosse femmina, quella è stata la cosa che mi ha influenzato. Ma poi o maschio o femmina, basta che sta bene. Ti aspettiamo. Prima di conoscere Dario, credevi nel fatto che l'amore tra due persone potesse durare per sempre? Sì, non so, buoni questi qua con la maionese. Allora, prima di conoscere Dario, io credevo nell'amore, diciamo, eterno, eh? Poi, quando una storia finisce, metto un po' in discussione questa cosa, quindi sì. Adesso non ci credo. Cioè, nel senso che non è che non credo nell'amore eterno, però non mi importa neanche, penso a vivere il presente. Momento. Sì. Allora, questa è bellissima. Se il bambino fosse stato femmina, come l'avresti chiamato? Questo qua, ragazzi, l'onigiri è fatto con il salmone cotto. Invece l'ho risolto. No, col tonno. Ah, col tonno cotto. Vabbè, di solito noi vediamo con la scatoletta tonno. Però questo qua ci mette proprio il tonno cotto, lo fresco. E a me piace tantissimo. Sto qua a metterci la maionese sopra, provate. È buonissimo. Comunque, come l'avrei chiamato? Shant. No, io avevo un sacco di bei nomi. Allora, vi giuro, Jasmine. Ma non li voglio dire perché poi me li conservo per la femmina. Però ne avevo tanti. Vabbè, la prossima, amore, sarà qui. Lilian, Rose, mi piacevano un sacco. Nome femminile, Penelope. Ce n'erano tantissimi. Questa è bella, questa la facciamo a Dario. Quanto spendete al mese? Dipende. Non è che c'è una regola. Sì, infatti, è come capita. Vabbè, poi quanto spendete? Sta registrando, sì. Quanto spendete in che senso? Perché c'è anche da dire, per esempio. Sta per un mese che non spende niente. Ah, boh, però. Ci stanno delle spese fisse, vabbè, spese fisse tipo per esempio le spese fisse, vabbè, che tu paghi ogni mese. Amore, la bolletta. Quello non si calcola, quello è obbligatorio. Ah, però per esempio però è difficile. Alcuni mesi spendi di più, tipo in inverno perché ci sono i riscaldamenti e paghi più di gas, ad esempio. Ma non c'è una regola quando spendi
magari... la cosa poi ti piace, te la compri. No, magari per esempio un mese vai a mangiare più volte fuori e quindi spendi di più. Come? Oppure magari ti compri, c'hai cioè, un evento. Una cosa che ti piace, oppure una festa. Più vestiti, compra più cose. Vabbè, uno in estate spende di più perché in inverno... In estate la vacanza. La vacanza. Un sacco di cose. Però più o meno, non lo so, ma io ho paura a contare quanto spendo in un mese, ragazzi, veramente, vi devo dire la verità. Penso di spendere veramente, veramente molto. Però, fortunatamente, diciamo, cioè se tu puoi spendere, spendere, non conti, diciamo, quello che spendi. No. Se invece c'è un budget limitato, allora è diverso, ovviamente. Sì. Ma io riuscirei anche a vivere con... perché comunque basta vanno. Organizzarsi, insomma, non è che devi spendere per forza no. 50.000 euro ogni mese per essere felice. No, ragazzi. No. La felicità... Non li fanno i soldi, ragazzi. E nelle piccole cose, tra cui il sushi. I soldi aiutano, però non fanno la felicità. Ma i soldi aiutano, sai perché, secondo me? Perché, aiutano a vivere. Aiutano perché, a parte gli sfizi, ci sono delle cose che tu devi, cioè, per forza, no? Se non hai soldi non le puoi fare. Allora aiutano a vivere meglio. Per esempio, una cosa che per me è essenziale, avere per esempio un aiuto a casa, perché mi piace avere la casa pulita. E quindi mi posso permettere una persona che mi aiuta. Questo per me è una cosa molto essenziale. Per me sì, però poi ci sono altre persone che magari non è il primario importante. Ma ci sono pure altre persone che non ce la fanno, perché comunque alla fine una mano serve. Per me è una cosa essenziale, che io proprio con i soldi migliori spesi quelli. Però dipende sempre, ecco, dalle esigenze, da... com'è buono. Ora, tu ce l'hai di più, dammene una. No! Sì, ce l'hai di più. Pensi che Pupi sarà gelosa del bimbo? Questo lo dobbiamo scoprire. Ma io penso di no. Non è proprio nel carattere di Pupi, credetemi. È un cane così buono. Scusi, domandaglielo, Pupi sei geloso? No. Anzi, dovremmo essere noi a coccolarla, cioè, perché sennò lei comunque, capito, si mette là e poi soffre, però perché noi non la pensiamo, quindi noi la dobbiamo sempre adattare come una figlia, perché noi adesso la adattiamo come una figlia. Vero? Un pacco di febbraio, il fratellino. Maria è il fratellino, pure. Allora la devi guardare, anzi, com'è? Certo. Io penso sì, che per esempio se... Se tipo per esempio sta dormendo si mette vicino, oppure se qualcuno va vicino ringhia, diventa, non ringhia, però comunque diventa è una cosa da proteggere. Sì, lo fa con me, a volte per scherzare, ma lei si arrabbia. Allora questa è anche una cosa che ci chiede sempre. Avete avuto difficoltà ad avere la gravidanza? Se sì, quale soluzione è stata la migliore? No, ragazzi, devo dire la verità che noi... Ci avevano detto che stavano... Allora, noi ci avevano detto questa cosa, che per i miei problemi comunque sarebbe stato molto difficile restare incinta. E quindi sai, tu comunque un po' ti abbatti, un po' così. Poi però è successo. Quindi alla fine... Ragazzi, tutto è destino, se è destino. La natura vince. C'è poco da fare. Quindi è quando è il momento giusto, arriva. Arriva. Credetemi, arriva nel momento giusto. È così. Nel frattempo Pupi è venuta qua. Ma non solo questo, qualsiasi cosa. Sono arrivata a questa conclusione, ragazzi, credetemi. Ogni cosa arriva al momento giusto. Se quella cosa non arriva, vuol dire che non era destino. Non vi. A volte anche io lo faccio, vero amore? Lui dice: ma no, ma tu non ti devi pensare più. Però credetemi, è così. Perché non rimanete male, non vi avvilite se quella cosa non succede. Vuol dire che non è il momento giusto, vuol dire che non deve andare così e arriverà quando è il momento giusto. Fidatevi di me. Grazie, da mamma è buonissima. Sì.
Ah, questa è bella. Se Pupi mostrasse atteggiamenti aggressivi verso il bambino, che fareste? Facciamo capire che non deve farlo. Sì, vabbè, assolutamente. Io allora, per me Pupi non lo farà. Veramente come una figlia, quindi non potrei mai pensare a non lo farà. A non tenerla ci farà tante coccole. No, ma non lo farà, perché lei, beh, poi noi la educheremo e faremo tutto. Non avrà, anzi, quella mi faremo vedere poi. Avrà comportamenti aggressivi con chi si avvicinerà al bambino, sicuro. Ma quella è trattata come una, veramente come una bimba. Quindi, bene. Poi dipende da noi, ripeto, per esempio, non è normale che noi dobbiamo comunque mantenere l'interesse sì. verso di lei, giocare con lei, coccolarla come facciamo ora. Quelle. Dario non è geloso? Ma non lo so, chiediamolo a lui. Geloso Dario? Di che cosa? Di me. Penso, no? Sì. Normale. Molto poco. Il giusto. A di cosa sei geloso? Ragazzi, secondo voi perché io Dario finisce sempre prima? Vabbè, vuoi trovare l'amore? No. Giuseppe, chi ti guarda, chi dice le cose come sei bello. Poi? Queste cose qua. Vabbè, tipo per esempio come mi vesto. No. Ah, poi dipende come ti vesti. Negati, ti metti fuori. Ah, boh, per esempio. Qualcosa di. Se non è per maglie scollate con le corte, sei geloso. Però me l'hai sempre messo. Vabbè, sono cose tue poi. Ognuno è libero di scegliere cosa mettere. Ragazzi. No, non mi impone, non mi dà delle privazioni, devo dire. Ci sono alcuni ragazzi che magari per esempio ti vesti in un determinato. Ti vesti in un determinato modo, ti sei intossicato alla serata perché magari non gli sta bene. Invece lui no. Però lui indirettamente ti fa. Cioè è talmente buono, è talmente rispettoso che tu quella cosa non te la metti magari per non dargli fastidio, anche se lui non ti dice nulla, insomma, ottiene le cose in modo inverso, è furbo. Molto furbo. Ma se mo tengo qualcosa da te perché tu non ce la fai. Allora, questa è bella. Avete mai litigato pesantemente? Non si direbbe, ma sì. Comunque questi come qua tutte le coppie. Sono buonissimi, c'è il salmone attorno. Ma salmone. Lo vuoi? Te lo vuoi. Ti do uno di questi, Guardate, non dite che non do le cose a Dario. Ecco qua. Ho donato un mio. Abbiamo accende spesso la telecamera. Di solito gli do mai nulla. Bravi ragazzi, dai. Allora, quando abbiamo girato, a me piace tanto anche questo qua, lo zenzero. Allora, vabbè, ma non mi ricordo preciso perché non litighiamo molto spesso. No. Anzi, di la verità, non litighiamo quasi mai. Ma quando litighiamo, ci sentono fino al paese a fianco. Ma veramente, litighiamo. E poi litighiamo per cose futili, diciamo, non cose. Non è che per esempio. No. Nel senso che non è che cose abbiamo fatto mai gravi. No, o, no, no. A volte si perde. Sciocchezza, si perde la calma. Però mai. Cioè litighiamo, gridiamo, però mai non capisco. Volete vedere? Volete vedere? Litighiamo per dare vedere. E tu cosa dici quando, tipo l'intervista doppia, cosa dici quando litighi, quando litigate? E diventa quel momento quello che la testa dice. No, la cosa che tu dici più spesso quando ti arrabbi. No, prima di tutto mi chiama per nome, cosa di solito mi chiama amore. No, sì. Marcello. Come tutti quanti. Mi chiama per nome. Sicuro. E poi? E poi dipende. Avo per me, avo per me. Bellissimo. Ragazzi, la risata. E poi chi è che questa è pure bella, me le faccio ormai io da sola le domande. Chi è che
Chi è la prima persona che chiede scusa oppure che fa il primo passo dopo? Lei. Io? Ma quando? Dai. Tu vieni sempre con il cornetto e cappuccino poi dopo. La mattina dopo, poi ti mando il messaggio. Oh, lui già al momento vuole fare pace, però io quasi sempre dico di no. E poi il giorno dopo mi manda il messaggio, eh? Messaggino d'amore. Poi vieni a mia amore. Poi? Vedi quell'altra domanda, mo. Cosa comporta lavorare assieme alla persona con la quale condividi anche la vita privata? Questa è bella. Dipende uno... Diciamo che... Cioè, non ci devono essere... Devi avere molta calma. Sintonia. Molta calma. Molta calma e molta sintonia. E poi... Non dovete litigare per sciocchezze, perché dipende, quella persona sa fare bene quella cosa, quella persona sa fare bene quell'altra cosa. Beh, diciamo che... Allora uno accetta i consigli dell'altro, viceversa. Non si deve imporre. Sì, soprattutto con persone come me. Voglio sbocciare questo, che sempre faccio sbocciare la mia amore e mi metto nella sassa di soia. Comunque ragazzi, soprattutto lavorare con me ci vuole molta calma. Ma ci vuole molta calma, sapete la canzone, ci vuole molta calma. Ah, ma pure con te. No? Oh. Che mosso? Sono andato a dormire, guarda, arrivato in mangiare e si è svegliato. Questa è bella, amore, questa domanda. Qua risponde Dario. Chi è Celsus? Celsus. Ragazzi, Celsus è una storia. No, una storia. Allora, io ho detto una persona su Instagram che a volte tagliamo. No, è la mia cara amica, Celsus. La mia no. Quello ti devi rispondere. Una nostra cara amica, che io lo conosco da... ci conosciamo da piccoli, siamo cresciuti insieme, ragazzi. E diciamo come siamo fratelli e sorelle. Davvero. Celsus. Ma andate sotto a Celsus su Instagram e ditegli è un grande fratello, ha un grande Jeff. Vabbè, anche una mia cara amica, anche una mia cara amica, anche se la conosco da meno tempo, però sì. Ciao Celsus, ciao Celsus. Celsus, ma poi non si vede più perché dovevi venire. Povere, stiamo aspettando Celsus, va. Ragazzi, c'è il così. Gelosa dell'ex di Dario. Questa è per me, secondo te. Ma ce ne stessa me la domanda. Vabbè. No, perché Dario non ha avuto ex. Io sono stata la sua prima ragazza. No, però ragazzi. Nel senso che hai detto pure tu. Sono stato fidanzato parecchie volte. Sì, però l'hai detto pure tu che quando ho conosciuto me, senza togliere, senza mancare di rispetto a nessuno, quando hai conosciuto me, hai detto che era come se era la prima volta che ti eri fidanzato. Sì. Quindi sono una dea. È una dea, ragazzi. Da lì c'è il nome Dea. Però a parte scherzi. No, non sono gelosa perché comunque. Ormai cioè, lui è tutto mio, è mio, è solo mio. Ma non sono gelosa, è mio, è solo mio. No, scherzo, però non sono gelosa, non perché gelosa. Perché lui è molto serio, è molto rispettoso, è molto sincero e non mi dà modo di essere geloso. Questo è. Poi voglio dire, abbiamo fatto un figlio insieme, quindi penso che è tutta un'altra storia, no? Come lui per me, la stessa cosa. Ragazzi, è facile avere 100 donne, ma è difficile tenersene una. Come me poi, che non ne trovi come me. No. Meglio di me o peggio di me le trovi, ma come me no. Quella è la cosa. La puoi trovare pure meglio, ma non come me. Non come te. Matrimonio lo attendo con ansia. Grazie, Checca. Ti mando un bacio. Ciao, Checca. Arriverà. More per il momento no, perché per amici e familiari già nasce bambino, sono troppe spese. Poi pure il matrimonio, aspettiamo un po' perché sennò vanno in crisi. Battesima, la nascita e questo, aspettiamo un po' che sennò... Facciamo respirare un po'. Eh sì,
Allora, di quante settimane? Ho detto 22 settimane. Come lo chiamerete ancora non lo sappiamo. Come lo immaginate? Questa è bella. Allora, abbiamo fatto la morfologica. Sì. Poi tra l'altro io l'avevo detto pure nel vlog, sono pure svenuta 2 o 3 volte. Non avevo spiegato bene questa cosa, praticamente era la posizione che mi ha fatto svenire. Ma vi giuro ragazzi, terribile, è stata un'esperienza troppo brutta, perché io stavo stesa mentre la dottoressa mi faceva l'ecografia. E all'improvviso, mentre loro parlavano, non lo vedi, non lo vedi, a me all'improvviso ho dato la mano, ho detto ciao, mi sto salutando, ciao da me. Mi dispiaceva di dire sta cosa e di interrompere, no? Help me. Però, cioè, all'improvviso mi si annebbiava la vista, non sentivo più dalle orecchie, mi rimbombava tutto e si è oscurato tutto. E non, cioè, ho avuto proprio un mancamento. È vero che era tutto oscuro, la comunque. Vabbè. Ha detto la dottoressa, ha detto aspetta. Prima di svenire, girati subito sul lato sinistro. Vedi che ti passa. Io mi sono messa di lato dopo 2 o 3 minuti. Sono stata bene. Poi mi sono girata, ma ho fatto questo 3 volte. Io sono svenuta. Vabbè. Fino a quando poi sono uscita fuori, ho mangiato perché il bambino non si vedeva. Era lo stomaco, era vuoto. Era vuoto lo stomaco, non si vedeva, e poi è stata in una posizione che si doveva muovere. Sì. Su. Lo stesso, so, completamente esteso. Invece, come dormo io, che io mi metto un sacco di cuscini dietro alla schiena, la dottoressa, quindi sto praticamente come se fossi, no, seduta, ma quasi, cioè non è che sto stesa proprio, la dottoressa mi ha detto che si può dormire così, ha detto sì, assolutamente sì, quindi per le ragazze che me lo chiedevano, io cerco di fare un po' di lato a sinistra con il, come si chiama, il cuscino, il koala. È un po' così. Ah, c'era anche una follower tua dentro allo studio. La salutiamo. Ciao. Non sappiamo il nome, però. Sì, è vero. Troppo carino. Ho capito che ti eri innamorata. Questa è anche bella. Io l'ho capito. 2 giorni fa. No, l'ho capito. Cioè, noi e lui ci stiamo avvicinando perché capitava che tutti i giorni dove avevo voglia di vederlo, avevo questa attrazione e io dovevo andare da lui o comunque ci dovevamo vedere. E facevo, ma perché ho questa voglia di vederlo? E lui per me poi era solo un amico. Sì. Lì da là si è capito che c'era qualcosa di strano. E poi da quando ci siamo andati il primo bacio di più. Tu amore? Non è cominciato bene nel mio negozio più spesso. Ma non è stato tutto magico. È stata tutta una magia. Davvero. Senti quel come diciamo? Senti quel vortice. Non metti quel vortice. Quando dice esiste anche Cupido, perché è il 14 febbraio. Davvero. No, come dici tu, metti quel vortice che poi non capisci più niente. No. Come tutti. Ah, questa è bella. Dara, non dà fastidio abitare nella casa dove stavi con il tuo ex? No, ragazzi. Che non ci sta più. Importante che ci stai tu. Brava. No, vabbè, dai, mi ha stronzata questa. Qualche anno fa ti saresti mai aspettata di essere così felice e soprattutto incinta? No, assolutamente no. Infatti dico, com'è cambiata la mia vita, ma comunque adesso come sono serena. Prima ero molto molto più inquieta, ero molto più ribelle. Ero molto più incazzata, non mi stava mai bene nulla. Veramente, perché molto spesso capisco che questa soddisfazione, questo carattere che magari era più, non so, rispetto a ora ero più è dovuto, ragazzi, molto spesso a quello che c'è attorno, sì, a quello che c'è attorno nella tua vita
E invece adesso comunque mi sento più serena, ragazzi, più felice. Cioè, guardate sempre persone positive. E certo. Quelle negative. Bravo. Cacciate, perché non servono. Ho detto una cosa proprio intelligentissima. La prima cosa positiva è come è cambiata la mia vita da quando ho iniziato a capire questa cosa, quindi allontanare tutte le persone negative e tutte le situazioni negative e le cose negative. Quindi ogni cosa, anche il lavoro, per me è un piacere, perché lavoro con persone che adoro, con cui mi trovo bene, con cui ho piacere di vedere, quindi qualsiasi cosa deve essere positiva. Se c'è una persona che non... Che si comincia a lamentare, a giudicare la pura persona, sì, no, le persone che giudicano altre persone, ragazzi, non ce la faccio, sì, veramente, quando parlano male, giudicano, non gli sta ben bene nulla, si lamentano solo, mamma mia, come si fa? A parte per giudicare una persona, comunque la devo conoscere, poi tu, certo, puoi dire che non è buona per te, ma io non la conosco, non la posso giudicare. A parte che non si deve giudicare. Grazie, quindi ho mangiato sushi in gravidanza. Cotto, però, mi raccomando. Cotto, ragazzi. Poi vedete, fatemi sapere nei commenti perché sono curiosa. Io mi mangerò un piatto, perché poi non è che io lo assaggio. A me il sashimi piace tantissimo, quello crudo, però me ne mangio a quintali, vero? Quindi appena partorirò andrò a mangiarmi un piattone solo di sashimi crudo. Sì, bravo. Vi mandiamo un bacio grande, ciao. Ciao. Siamo stanchi. Buonanotte. Indovinate che ora è l'una di notte. Ciao. Ciao. Grazie per aver visto il video, lasciate tanti like. Ciao, ciao. Like. Come mangi realmente? Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte.